Hi guys, Fala Galera, la Chicos, ciao ragazzi, siamo qui oggi con l'uscita del nuovo update Cunning Stance. Cercherò di fare video brevi ragazzi perché volevo fare una live stream ragazzi, ma purtroppo YouTube, cioè nel senso la PlayStation è buggata. Non so perché io ho tutti gli account collegati, l'account collegato a YouTube, il Sen account come dice, ma praticamente mi porta come se fosse un loop continuo e è tutto buggato e non riesco a fare una live stream decente, cioè una live stream a farla partire, è impossibile, quindi ragazzi farò questi video brevi di tutte le cose. Raga, è un update che mi ha lasciato da una parte a bocca aperta, nel senso che mi ha lasciato comunque sorpreso e soddisfatto da un lato, però mi ha lasciato un po' così da un altro. Vi spiegherò poi video per video il perché. Nel frattempo vedete in background, diciamo, lo sfondo, la gara, quella là speciale, la premium, in cui voi potete pagare 20.000 dollari per partecipare e vincere. Solo il primo vince 100.000 ed si fa con le sportive, ragazzi. Io ancora devo comprare nessuna auto. Nel prossimo video cercherò di portarvi tutte le novità delle, diciamo, le nuove auto. Non so quale comprerò sul mio account principale e poi magari su quello là moddato vi porterò le altre auto. Perché ho visto comunque c'è la 500 nuova, c'è la 500 modificabile Abarth, cioè cose stupende raga, come altre auto sportive, auto super stile Le Mans. Quindi c'è un bel po' da analizzare e da portarvi, raga, molti contenuti. Le gare stanze sono queste qui ragazzi, molto belle, ovviamente sono una novità assoluta per ora. Questo è il piccolo, diciamo, la cosa che mi ha un po' fatto incazzare, che è il creatore di cui con questi nuovi oggetti uscirà il 2 agosto ragazzi, quindi dobbiamo aspettare a noi creatori almeno un'altra ventina di giorni. Ed effettivamente hanno fatto un guaio tra virgolette, perché ora il creatore, quello che c'era già prima, è un po' rovinato, nel senso che c'è una confusione esagerata quando si mettono gli oggetti, non si possono più ruotare bene e precisamente come prima. Non so perché hanno rovinato anche il creatore attuale praticamente, questo non lo so. Tra l'altro, se vedete nel video, ora magari ve lo metterò, vado in mentre faccio la gara qui, che vabbè, sono riuscito a vincerla, però guardate qui, io sono da sbattere dentro la rampa, una cosa che non dovrebbe mai succedere, soprattutto se poi le gare sono fatte da loro e sono esclusive per almeno un mese. Quindi vabbè, ogni giorno ci sarà una nuova gara di queste qua premium con varie categorie. Oggi per esempio c'è questa qua sport, domani mi pare che ci sia, non mi ricordo quale, comunque domenica c'è quella là per le super, poi ci sono quelle per le motociclette, per le mascolo, praticamente per tutte le categorie. E raga, vi porterò ovviamente ora più gare possibili di queste qui stunt, queste qui acrobatiche. Altre novità che posso dirvi: quando voi fate un'acrobazia in cielo vi dà dei punti RP, che è una cosa nuova. La telecamera è diversa quando fate gli stunt, proprio la direzione, diciamo la visuale della camera è diversa, dovrebbe aiutarvi quindi a vedere sempre la macchina al centro dello schermo. Inoltre potrete, cioè il rumore del checkpoint è diverso quando lo colpite. Quali altre novità? Beh, ci sono alcune piste con il turbo, vi porterò, ve l'ho detto, altre piste tra poco. E niente, ragazzi, vi porterò ovviamente anche qualche auto modificata, tipo quella che si somiglia alla Salin S7, ve la porterò sicuramente. E quella che costa 2.500.000, per parlarci chiaramente. E vabbè raga, questo è tutto per questo primo video. Purtroppo, se riesco a fare la live stream, vi porto la live stream, raga, perché sinceramente la preferisco, facciamo tutto insieme in un'oretta e ci divertiamo pure. Se ci riesco va bene, se no vi porto questi brevi video. Ragazzi, lasciate un like, ci vediamo al prossimo video. Follow. Nice.